Buon pomeriggio cari amici di Orizzonte Scuola TV, scusate qualche piccolo problema tecnico con sigle e countdown. Siamo in diretta oggi, martedì 18 luglio, un nuovo appuntamento con gli spazi informativi curati dalla redazione di Orizzonte Scuola. Oggi ci occupiamo di contratto, di rinnovo contratto scuola 2019-2021, firmata l'ipotesi venerdì scorso. Cinque sindacati su sei rappresentativi hanno firmato, non ha firmato la UIL Scuola RUA. E oggi abbiamo in diretta tutti e cinque i sindacati, FLCGL, CISCuola, SNALS, Gilda e ANIEF. Faremo il punto della situazione, sia considerazioni dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico. Cercheremo di analizzare in quest'ora di trasmissione le parti più importanti e interessanti del contratto. In un format di un'ora sicuramente non riusciremo a fare tutto. La diretta, come tutte le altre, poi potete rivederla sugli nostri stessi canali Facebook, YouTube e il nostro sito orizzontescuola.it. Andiamo veloci, quindi do subito il benvenuto a Gianna Fracassi, segretaria generale dell'FLCGL. Buon pomeriggio, segretario, e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Buon pomeriggio Ivana Barbacci, segretario generale della CISCuola. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Elvira Serafini, segretaria generale dello SNALS. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a Antonietta Toraldo, vice segretaria della Gilda degli Insegnanti, in rappresentanza del coordinatore Rino Di Meglio. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti. E buon pomeriggio anche al presidente di ANIEF, Marcello Pacifico. Buon pomeriggio, presidente. Eccolo qua. Buon pomeriggio a tutti e a tutti. Benissimo, allora ecco, come dicevo in apertura, facciamo due giri di interventi, cerchiamo di essere anche abbastanza rapidi. Prima le considerazioni politiche e poi faremo dei focus tematici sugli aspetti più interessanti del contratto. Partiamo con Gianna Fracassi della FLCGL. Segretario, dopo quasi 2 anni e mezzo si arriva alla chiusura del contratto. Un'accelerazione improvvisa, ma probabilmente auspicata, arrivare prima dell'estate con la chiusura del contratto per poi magari guardare al 2022-2024. Ecco, è un accordo positivo questo? È la stessa domanda che poi farò anche agli altri. Sì, assolutamente, è un accordo positivo dopo una lunghissima trattativa che è durata in realtà 14 mesi, dopo un primo step, un accordo economico sottoscritto a dicembre e questa seconda parte ci ha consentito non soltanto di distribuire ulteriori risorse che erano state allocate in legge di bilancio, ma di dare delle risposte sul versante normativo. Se devo dire, per quanto riguarda la nostra organizzazione, la nostra è una firma convinta perché i contenuti del contratto sono molto positivi sia per il personale docente che per il personale ATA. Direi che adesso, per quanto ci riguarda, oltre a chiudere le sequenze che sono rimaste aperte e riguardano molte di queste, anche il settore scuola, il nostro interesse è la legge di bilancio e le risorse che dovranno essere collocate in legge di bilancio, perché va data una risposta all'emergenza salariale che riguarda anche il settore della scuola, le lavoratrici e i lavoratori della scuola, e la legge di bilancio è, come dire, l'ultima legge prima della scadenza del triennio, perché noi abbiamo chiuso un contratto che ormai era scaduto da 2 anni, è il contratto 19-21 e siamo già, diciamo, molto avanti nel secondo triennio, quindi 22-24. E quindi il punto è mettere le risorse per dare una risposta all'erosione degli stipendi nei nostri settori, non particolarmente alti, se devo dire la verità, ma soprattutto io direi che c'è una risposta che va data anche sul versante dei picchi di inflazione che, come vediamo, insomma, sì, stanno un po' decrescendo, ma che sono stati micidiali, sia nel 22 che nei primi anni del 23. Bene, grazie segretario Fracassi anche per la rapidità dell'intervento. Andiamo con Ivana Barbacci. Ecco, accordo positivo o il migliore rispetto anche al fatto che appunto è un contratto scaduto da quasi 2 anni?
Ma nella firma dei contratti non ci sono gli accordi migliori e peggiori. C'è un negoziato che si colloca in una dimensione di contesto. Questo è stato un contratto complesso, intanto perché, come è stato già detto dalla collega Gianna, è un contratto già scaduto, abbondantemente scaduto. Di conseguenza dovevamo necessariamente serrare le fila della trattativa e non disperdere le risorse di tre leggi di bilancio, 2019, 2020, 2021. Ricordo a tutti coloro i quali magari non lo ricordano che questo è stato un contratto particolarmente anomalo, perché lo abbiamo spacchettato in due parti. Abbiamo fatto un accordo politico lampo tra novembre e dicembre per consentire l'erogazione di una parte importante e significativa dell'aumento contrattuale. Abbiamo completato la parte economica in venerdì 14 luglio. Venerdì 14 luglio abbiamo poi invece consegnato, diciamo, la quadratura del cerchio rispetto alla parte normativa. Quindi ci sono degli aspetti di complessità che attengono ad una contrattazione che evidentemente doveva essere chiusa nel miglior modo possibile nel contesto dato. Noi oggi soffriamo una carenza in termini anche di valore delle retribuzioni, perché voglio ricordare, per 10 anni, dal 2008 al 2018, non sono stati rinnovati i contratti di lavoro. E quindi una carenza e una vacanza contrattuale di 10 anni oggi pesa nelle retribuzioni del personale scolastico, che non può perdere nessuna chance dal punto di vista contrattuale per poter in qualche modo mettersi in paro. Noi stiamo rincorrendo gli effetti di una carenza contrattuale che è durata 10 anni, e dobbiamo farlo portando nel miglior modo possibile a compimento un negoziato. Quindi sono del parere che questo sia stato un contratto utile, necessario ed opportuno. Non aggiunge alcun carico di lavoro, ma eventualmente ne definisce il perimetro, i contorni, le responsabilità. Assegna un aumento contrattuale comunque medio, che è lo stesso che hanno ricevuto i lavoratori del pubblico impiego, né un euro in meno, eventualmente qualche euro in più, qualche pezzo di categoria. Di conseguenza credo che adesso noi ci dobbiamo davvero sforzare di aprire la trattativa di quello che è invece il triennio in vigore 2022-2024, per evitare di rinnovare i contratti sempre a scadenza avvenuta. Grazie segretario Barbacci. Segretario Serafini. Grazie. Ecco, le colleghe hanno ampiamente illustrato le motivazioni di questa firma del contratto. Effettivamente quello che diceva precedentemente sia Gianna che Ivana era opportuno dopo 14 mesi di trattative lunghe, dove sono state portate proposte, dove ci sono stati confronti continui, su alcuni punti ci siamo soffermati a lungo per trovare delle soluzioni. Ecco, chiaramente un contratto significa trovare sempre delle strategie per poter mettere d'accordo la parte sindacale con la parte dell'agenzia che rappresenta la parte politica. È chiaro, c'è stato un vuoto, giustamente come diceva Ivana, questo vuoto stiamo cercando di colmarlo, e chiaramente questo contratto io lo considero un contratto ponte, un contratto dove trovano le soluzioni, la trasformazione in essere di alcune categorie come il personale docente, il personale ATA, i tecnici di laboratorio. Di conseguenza abbiamo cercato di dare delle risposte in rapporto a una scuola che si è completamente trasformata, un rapporto di lavoro che nell'arco di tanti anni ha subito un cambiamento totale. Di conseguenza questo contratto andava firmato,
per diversi punti di vista. Uno, perché sicuramente le risposte che abbiamo dato al personale tutto, e a questo punto mi soffermo perché rappresentiamo un comparto, abbiamo dato delle risposte alla scuola, all'università, all'AFAM, alla ricerca, anche se alcune parti le abbiamo lasciate a sequenza contrattuale, e ci fa piacere che è stata già fissata la data del 7 di settembre, dove andremo a cominciare a discutere delle sequenze contrattuali. Vuol dire che c'è un impegno da parte nostra, ma soprattutto dell'agenzia, del presidente Naddeo, di dare subito il via alla soluzione anche delle sequenze contrattuali. In conseguenza, lo abbiamo ritenuto giusto ed opportuno firmarlo, perché così nella legge di bilancio si comincia a parlare già, ci saranno i fondi per il contratto 2022-2024. Se questo contratto non veniva firmato, chiaramente non ci sarebbe stata neanche l'ipotesi di mettere nella legge di bilancio il finanziamento per il nuovo contratto. Si capisce bene quando dico che la scuola si è trasformata, veramente il lavoro del docente, del personale ATA ha subito una trasformazione totale. Siamo riusciti a tenere presente tutte le varie difficoltà e a dare delle risposte adeguate. Continueremo, sicuramente continueremo a lavorare, a dare delle ulteriori risposte se qualcosa è rimasto in sospeso, sia nelle sequenze contrattuali e chiaramente nel contratto 2022-24. Il lavoro del sindacato è un lavoro continuo, un lavoro che non finisce con la firma di un contratto, che valuta il sindacato, e queste 5 sigle sindacali hanno avuto l'attenzione di firmare per dare subito delle risposte. Il personale non poteva aspettare a chi, come, quando, e aspettare a che cosa? Aspettare significa allungare i tempi. Chiaramente avremmo perso anche le 3 risorse, come ha detto Ivana, delle 3 leggi di bilancio. No, non era possibile. Dovevamo firmare e andare avanti. Questo è il nostro pensiero, è stato il nostro agire, e questo noi ci crediamo fermamente che andava firmato. Grazie. Grazie, segretario Serafini. Prego Antonietta Doraldo per la Gilda degli insegnanti. Bene, anche per noi, diciamo, aver firmato questo contratto, noi l'abbiamo firmato con convinzione, non abbiamo avuto dubbi, anche perché avevamo già firmato la parte economica nel mese di dicembre, per cui, visto che ci sono state delle importanti innovazioni da un punto di vista normativo, per noi abbiamo firmato con convinzione. È stata una trattativa lunga e difficile, dovuta soprattutto alla corposità del nostro comparto, perché vi rammento che non abbiamo solo la scuola nel comparto, abbiamo l'università, la ricerca e l'AFAM, e quindi riuscire a gestire queste varie sezioni insieme non è stato semplice, tanto è vero che, appunto, come diceva Elvira, abbiamo dovuto decidere per alcune sequenze contrattuali proprio per poter chiudere questa trattativa nel più breve tempo possibile, cioè breve in quest'ultimo periodo, ovviamente, che abbiamo dato questa rincorsa, questa non stop di questi 3 giorni, che devo dire è stata proprio in questi 3 giorni siamo riusciti ad ottenere delle cose proprio all'ultimo momento, che veramente sono state per la categoria, secondo me, soprattutto anche per i docenti, molto significative. Per cui adesso non ci resta che andare avanti, come diceva Elvira, con il nuovo contratto. Se non avessimo firmato, il governo non avrebbe certamente stanziato nuove somme nella prossima legge di bilancio, e andava fatto. E quello che voglio precisare, perché a volte sulla stampa c'è un po' di confusione,
che sembra quasi come se avessimo preso due volte questi soldi. Attenzione, perché noi la prima tranche l'abbiamo presa con l'accordo economico di dicembre. Adesso il leggero aumento che ci sarà è relativo alla seconda tranche, che era residuale. Quindi le cifre che sono state date sono diciamo il totale di ciò che abbiamo preso a dicembre e di quello che prenderemo adesso. Ci tengo a chiarirlo perché si sta facendo molta confusione. Dai titoli che ci sono nei telegiornali sembra come se avessimo preso i soldi per intero sia a dicembre che adesso, quindi siamo chiari su questo. Poi avremo modo di entrare più nel dettaglio sulle innovazioni normative. Sì, grazie Antonietta Toraldo per la gita degli insegnanti. Presidente Pacifico, concludiamo con lei il primo giro delle considerazioni politiche. Ecco, un contratto positivo, appunto, o il migliore rispetto a quello che poi si stava prefigurando negli ultimi tempi? Guarda, Andrea, noi venivamo da una storia che ci aveva visto fino a quel momento non rappresentativi. È vero, avevamo firmato la prima parte del contratto, ma lì non si era discusso di aggiornare il testo contrattuale, si era discusso di mettere nelle tabelle, diciamo, gli aumenti che erano fissi nel tabellare fisso, già stabiliti e distribuiti dal governo. E anche lì è stata fatta un'operazione che comunque ha recuperato rispetto al 2019-2021 un'inflazione che era stata inferiore. Ovviamente stiamo parlando 19-21, non stiamo parlando nel periodo 2008-2015 e il gap che c'è stato, e neanche successivamente con l'inflazione che è salita nel 2022 e nel 2023. Quindi, detto questo, era un contratto, noi avevamo tantissime cose che volevamo cambiare, veramente tanto, perché avevamo studiato e volevamo dare il nostro contributo, è stata la prima volta al tavolo su tantissimi argomenti. Tante sono state fatte la proposta, alla fine la sintesi qual è stata? Di un contratto che comunque ha portato delle migliorie nella vita dei lavoratori della scuola e delle lavoratrici della scuola. Su quali punti? Ma in primo luogo si è recuperata concretamente la centralità del contratto rispetto a delle materie specifiche di legge. La legge era intervenuta sui tutor recentemente, sugli orientatori, la legge prima era intervenuta sulla formazione, la legge era intervenuta su quei famosi 200 che poi erano 300, poi sono diventati 200 milioni per il personale docente, la legge era intervenuta su tanti criteri che però non erano dati alla contrattazione, erano dati all'amministrazione, cioè davano al ministro la facoltà di decidere criteri, di decidere termini. E qui invece abbiamo persino le disagiate, persino ricordo pure questo, è stato riportato al contratto. Quindi tantissime, tutta la materia che su cui ultimamente il legislatore aveva derogato al contratto perché eravamo in emergenza, perché c'era il PNRR, perché per tanti motivi vogliamo, per scelte politiche, noi l'abbiamo riportato al contratto. Quindi è una trattativa che con la firma del contratto anche onora un accordo fatto a novembre, non mi ricordo se era il 22 novembre quando abbiamo definalizzato gli ultimi soldi, che ripeto, ultimi soldi, hanno detto bene le colleghe prima, erano soldi residuali, stiamo parlando del 5% delle risorse contrattuali, noi stiamo parlando del 95%, e Andrea, devo ricordare a tutti che probabilmente il prossimo contratto non avrà il 95% delle cose fisse nel tabellare, quindi sarà un'altra grande sfida. E poi ha recuperato questo contratto anche alcune cose, ha chiarito anche alcune cose, e anche nei rapporti col dirigente scolastico ha dato un maggiore potere alla contrattazione integrativa. Quindi sono contenti. Infine, l'altro punto, certamente, poi parleremo dei contenuti, però è innegabile che questo contratto, il personale ATA e i DSGA hanno avuto anche loro per una bella soddisfazione, perché c'è stata una grande attenzione ma anche un grande interesse. Lo svincolo delle risorse sulla formazione che riguarda il personale anche ATA, che fino a ieri aveva lo 0,4% dell'utilizzo delle risorse, è una cosa importante. L'aumento del 25% dell'indennità del direttore dei servizi generali amministrativi rispetto alla proposta iniziale è una cosa importante. Quindi poi ci sono tantissime cose che sono state cambiate. Certamente si poteva fare meglio, ma si può fare sempre meglio, ma a volte devi fare una sintesi rispetto a quello che succede, allo stato attuale, a quello che bisogna fare.
come hanno detto anche prima, ora si andrà verso un nuovo contratto, ma prima del nuovo contratto il governo deve mettere i soldi subito sull'indennità di vacanza contrattuale. Quello che bisogna fare. Come hanno detto che ricordo, anche... c'è forse un eco che ricordo, sì. è bloccata l'indennità di vacanza contrattuale, non è stata aggiornata, ma non è stata neanche bloccata dalla legge. Quindi noi, nelle more che si trovino le risorse, dovremmo avere questa indennità di vacanza contrattuale aggiornata, che così non è. Grazie Presidente Pacifico. Adesso, finita appunto la prima parte dedicata appunto alle considerazioni politiche, scendiamo nel secondo e ultimo giro di interventi sugli aspetti specifici del contratto. Ci sono già tante domande dei nostri lettori. Facciamo appunto 5 focus e partiamo appunto dal tema degli stipendi con Gianna Fracassi. Ecco, appunto, segretario, che cosa è previsto dal contratto, considerando anche che comunque si tratta di un contratto in due parti, cioè nel senso avete firmato un accordo economico a dicembre e poi ora si è chiuso con l'ipotesi di contratto firmata a luglio. Ecco, però, come spiegava anche bene la Toraldo, non significa due volte la stessa cifra. Ecco, però chiariamo a quanto ammontano gli aumenti per docenti, ATA e DSG. Io penso che bisogna chiarire una cosa. È vero che sono state date abbiamo avuto due step, mettiamola così, una fase, un primo tempo, un secondo tempo, ma il contratto è uno. E quindi nel valutare quali sono gli incrementi dobbiamo fare una valutazione complessiva, dicendo con chiarezza che questa seconda fase è ovviamente aggiuntiva rispetto alla stragrande maggioranza delle risorse. Mediamente nel comparto siamo a un 110, quindi faccio una media tra tutti i lavoratori e le lavoratrici, siamo circa 110-115 euro medi, ovviamente differenziati tra personale docente e ATA a seconda poi delle fasce. Oltre all'incremento tabellare c'è un una tantum che deriva dalle risorse che sono state collocate in legge di bilancio, veniva ricordato, che ammonta a 63 euro, quasi 64 euro per i docenti e 44 per gli altri. Poi ci sono tutta un'altra serie di interventi che hanno effetti dal punto di vista retributivo. Ne dico uno: abbiamo rivalutato dopo 18 anni i compensi orari per il personale sia docente che ATA, li abbiamo rivalutati del 10%, e questo è un segnale importante, perché quei compensi per attività accessori erano appunto fermi al contratto, se non ricordo male, 2007. Poi una cosa che vorrei chiarire è che tutti gli interventi che si fanno in un contratto, anche quelli normativi, hanno un costo contrattuale. Questa è una cosa che spesso si ignora. Faccio un esempio: i 3 giorni di permesso per il personale precario, che è una misura che abbiamo fortemente voluto, perché è una misura di equità e va nella direzione di omogeneizzare, cioè uniformare il trattamento sia per il personale a tempo determinato che per il personale a tempo indeterminato. Non è gratuita, ha un costo contrattuale. Quando si fa un contratto si fanno esattamente delle scelte rispetto alle risorse che si hanno in campo e si decidono le destinazioni. Poi ci sono anche misure che, come dire, non hanno un effetto sul versante degli stipendi, ma hanno uno straordinario effetto sul versante degli stipendi. Sembra un paradosso, ma è così. Certo. Faccio un altro esempio: il fatto di aver previsto un intervento sulla mobilità che rompe per alcune soggettività, quindi per l'età, per il caregiver, per coloro che fanno assistenza, e poi la dico così, vedremo in contrattazione integrativa se saremo capaci di allargare ancora quell'odiosa misura del blocco triennale. Anche quello è un effetto sullo stipendio, perché evidentemente consente di riavvicinarsi a casa e di avere, sia per la mobilità, diciamo così, che per le assegnazioni e utilizzazioni, un significativo risparmio
nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi io penso che il contenuto, le scelte, sia sul versante retributivo che sul versante dei diritti, sono molto importanti. Anche lo stesso ordinamento ATA determina un incremento dal punto di vista delle retribuzioni e delle condizioni, perché il contratto questo fa. Però mi faccia dire una cosa e chiudo. Se devo dire la verità, nonostante noi stiamo parlando, abbiamo detto, di risorse che fanno riferimento al 2019-2021, noi non siamo soddisfatti rispetto alla fase in cui si colloca questo contratto. Saremo soddisfatti nel momento in cui vedremo delle risposte molto concrete a fronte di un quadro salariale per i nostri settori che è diciamo sottovalutato in termini proprio generali, sia dalla politica sia nel rispetto e nel confronto con quello che sta intorno a noi. Non c'è soltanto il tema degli stipendi europei, a questo punto diventa un tema degli stipendi italiani per la condizione difficile e non adeguatamente valorizzata dal punto di vista salariale di chi lavora nel settore scuola. E questo è un tema molto serio che impone, io credo, a noi sicuramente come CGIL, ma penso anche a chi abbia sottoscritto questo contratto, di costruire i momenti necessari, le mobilitazioni anche necessarie per chiedere risorse aggiuntive. Non è accettabile che per chiudere un contratto servano 3 leggi di bilancio. Non so se mi spiego. Non è possibile che il personale pubblico e il personale della scuola all'interno del personale pubblico non abbia un meccanismo che rendere esigibile la possibilità di fare il contratto. Questo è un tema che noi abbiamo, perché da questo punto di vista noi siamo nella condizione tutte le volte di chiudere il contratto, purtroppo per questa ragione, dopo 2 anni o 3 anni di distanza. E questa è l'altra questione. Alla fine chi paga le conseguenze di questi ritardi sono le lavoratrici e i lavoratori, e le conseguenze di questi ritardi derivano esattamente dal fatto che si danno le risorse col lumicino, se ne danno a pezzetti. Allora, superare questo meccanismo per noi è un obiettivo politico, ma è un obiettivo soprattutto per dare risposte alle persone. Grazie segretario Fragazzi, andiamo da Ivana Barbacci, parliamo invece di formazione, ecco, come cambia? Sarà anche in orario di servizio se non sbaglio. Sì, la formazione è stato un passaggio ed è un passaggio importante sul quale abbiamo concentrato anche la nostra attenzione, sapendo e avendo consapevolezza che la dignità del personale che rappresentiamo passa sicuramente dalla retribuzione, dal valore della retribuzione con tutte le condizioni di cui parlava prima Gianna Fracassi, ma passa anche dalla qualità del profilo professionale che è collegato fortemente alla formazione. Però in questi anni la formazione ha avuto come dire, una gestione ambigua, perché siamo stati sottoposti a una serie di interventi legislativi che intervenivano a gamba tesa sul rapporto di lavoro, aggiungendo carico di lavoro al personale sia docente che ATA in termini di obblighi di carattere formativo. Allora, fermo restando che per noi la formazione è importantissima e non può che attraversare tutto il percorso professionale di un docente, così come di un personale ATA, perché siamo soggetti che hanno a che fare con una materia prima molto delicata, cioè le nuove generazioni, abbiamo voluto incardinare la formazione all'interno delle attività funzionali di insegnamento. Questo che cosa ci consente? Ci consente di governare evidentemente le norme affinché non siano prevaricanti sui perimetri, torno a dire, degli obblighi professionali, e quindi dare una potestà esclusiva al Collegio dei Docenti, che ha compito di deliberare le attività di formazione da destinare ai propri insegnanti. Quindi rimettiamo nelle mani dell'organo deliberativo, il Collegio dei Docenti, e il piano delle attività che contempererà anche l'attività formativa, che dovrà stare nell'alveo delle attività funzionali all'insegnamento.
tutto ciò che sarà extra questo carico, perché potrebbero esserci impegni di formazione che esulano, che vanno oltre le 40 ore più 40, che sono i due ambiti, no? Diciamo di attività funzionali, dovranno e potranno essere riconosciuti dal punto di vista economico con i compensi aggiuntivi collocati nelle contrattazioni integrative d'istituto, attingendo dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. È un passaggio importantissimo da questo punto di vista, perché ci consente di non essere in balia delle norme che introducono ogni anno carichi e pesi che sono evidentemente particolarmente impattanti anche proprio sul carico di lavoro. C'è un passaggio significativo anche per quanto riguarda il personale ATA, che ha avuto sempre la possibilità di poter svolgere l'attività di formazione in orario di servizio, ma c'è un tema importante che è quello delle posizioni economiche. Dopo 10 anni abbiamo riavviato tutto l'istituto contrattuale delle posizioni economiche, che ci consente di poter garantire al personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, quel passo di qualificazione aggiuntiva per il tramite della formazione. Abbiamo fatto in modo che il Ministero destini quota parte circa 30 milioni da destinare esclusivamente alla formazione del personale ATA, per renderla dotata di strumenti adeguati, di conoscenze, di competenza per svolgere al meglio i propri compiti quanto mai complessi. Questo produrrà la possibilità di poter vedersi riattivare le posizioni economiche dalle quali si potrà aspirare evidentemente ad avere miglioramenti di carattere economico e quindi concreti interventi sulla retribuzione fissa, non una tantum ogni tanto, ma una retribuzione fissa che definisce le posizioni economiche per il tramite della formazione riattivata, che garantisce aumenti contrattuali stabili in tutto il percorso della carriera. Questo è un passaggio molto importante dal nostro punto di vista. Abbiamo ritenuto che la formazione, intorno alla formazione, dovessero esserci degli impegni che dovessero anche appunto caratterizzare un percorso di dignità professionale, di emancipazione professionale, e questo, mi sento di dire, è un percorso che si avvia, perché noi dobbiamo rafforzarla la formazione in servizio, perché siamo in un contesto educativo e formativo quanto mai complesso e dobbiamo dotare il personale docente ATA di tutti gli strumenti per non trovarsi in difficoltà nel momento in cui vanno affrontate le sfide educative. E uno dei disagi che abbiamo raccolto in questi mesi è proprio quello di sentirsi in alcuni casi sprovvisti di strumenti adeguati per far fronte anche alle nuove caratterizzazioni professionali. Allora, mi sento di dire che questo è un passaggio importante che finalmente dà ordine, mette ordine al rapporto di lavoro, ai carichi del rapporto di lavoro e garantisce a questo punto che non ci siano invasioni di campo della legge, che in questi anni invece hanno prodotto tantissime malcontenti e nello stesso tempo anche carichi di lavoro extra non governati dal contratto. Bene, grazie segretario Barbacci. Con il segretario Serafini facciamo un focus appunto sui profili ATA, perché tante novità, segretario, per i profili ATA. Debutta anche la figura dell'operatore scolastico. Ecco, ci sono appunto novità dal punto di vista appunto dei nuovi profili ATA e anche appunto un aumento dal punto di vista economico, ovviamente cifre al lordo che probabilmente possono anche non essere soddisfacenti per loro, però appunto c'è un miglioramento. Ecco, specifichiamo questi aspetti, segretario. Sì, gli ordinamenti del personale ATA sono stati molto osservati, abbiamo considerato tutte le sfaccettature ed è stato motivo di un confronto lungo all'ARAN, perché le novità, capisce bene, che destano una particolare attenzione.
Ecco, nell'inquadramento del personale ATA dobbiamo dire assolutamente che è una conquista del sindacato e che i DSGA che sono in servizio non subiranno, e questo lo abbiamo chiarito da subito perché ci sono state grosse preoccupazioni da parte del personale di SGA, dei dirigenti dei servizi amministrativi, che erano presi da un'ansia e da una preoccupazione, in quanto pensavano che anche loro erano soggetti ogni 3 anni a dover eventualmente dover cambiare la sede di titolarità. È un lavoro che il sindacato tutti insieme ha fatto all'ARAN e abbiamo ottenuto che per coloro i quali sono in servizio sino a termine della carriera non subiranno assolutamente modifica di titolarietà della propria scuola se non a domanda. E questo è stato veramente un successo che le organizzazioni sindacali hanno ottenuto da come era stato impostato all'inizio, da come era stata impostata all'inizio la norma. Poi andiamo ai facenti funzioni. I facenti funzioni sono assistenti amministrativi che da anni espletano tale funzione e proprio in questo contratto hanno trovato la giusta collocazione, perché hanno una certa stabilità di contratto e poi possono tranquillamente, nelle condizioni che si vengono a creare anche per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, per quanto riguarda i posti in deroga dal dimensionamento, chiedere la riconferma. Di conseguenza è una tutela che si crea a questi facenti funzioni che per anni hanno subito un cambiamento totale della loro vita lavorativa e che nessuno riusciva a dare una stabilità nel lavoro che espletavano. Abbiamo tentato di poter nei concorsi farli partecipare, è stata una lotta per coloro che non avevano i titoli adeguati. Non era stato possibile, invece nel contratto abbiamo ottenuto un riconoscimento giuridico del lavoro che fanno e anche una loro stabilizzazione. Poi, come giustamente diceva Ivana, abbiamo la possibilità finalmente di sbloccare le posizioni economiche, di conseguenza c'è il riconoscimento del lavoro specifico e tra questi abbiamo anche il collaboratore che dovrà avere delle mansioni specifiche per quanto riguarda le disabilità. Di conseguenza il riconoscimento è a tutto campo. Praticamente il personale ATA, anche gli assistenti amministrativi, sono stati ben considerati e un'attenzione particolare è stata data anche agli assistenti tecnici. Nel contratto, coloro i quali ricoprono l'incarico di assistente tecnico su più scuole, è stato previsto che a livello contrattuale, a livello del contratto di istituto, verrà previsto un'incentivazione al loro lavoro, perché subiscono anche il disagio di ricoprire diverse scuole, molte volte anche lontane fra di loro. Non ti sentiamo più, Andrea. Eccomi qua. Scusate, avevo chiuso il microfono, errore mio. Grazie a Elvira Serafini per lo SNALS. Con Antonietta Toraldo invece ci occupiamo di un aspetto del contratto che arriva anche dai diversi nostri lettori e riguarda l'articolo 47 del contratto, cioè i docenti di ruolo hanno diritto di accettare, pongo qui una domanda di un nostro lettore, vediamo se la riusciamo a mettere a schermo.
eccola qua, forse la vedete, io eccola qua. L'articolo 47 deve essere modificato, i docenti di ruolo hanno diritto di accettare anche lo spezzone, come sempre è stato con l'articolo 36. Perché è stato inserito sul posto intero? Siamo penalizzati. Ecco, spieghiamo un po' meglio questo aspetto. Beh, in effetti su questo articolo avevamo proposto anche noi che si potesse continuare con, diciamo, anche accettando gli spezzoni, ma da parte dell'amministrazione non c'è stata la disponibilità su questo. Però bisogna anche dire che, per esempio, c'è stato un aspetto positivo che, mentre prima riguarda soprattutto i colleghi di sostegno che non potevano accettare nomine sulla classe di concorso dalla quale loro erano, diciamo, in pratica titolari, perché voi sapete che il sostegno, diciamo, a titolarità su una classe di concorso, questo potrà essere possibile. Ripeto, quando si fa un contratto ci sono delle mediazioni, non sempre si riesce ad ottenere ciò che si chiede. L'avevamo chiesto, ma da parte dell'amministrazione c'è stata un'insistenza sul discorso del posto intero, perché creava comunque delle difficoltà, insomma. Ok, grazie a Antonietta Toraldo. Chiudiamo con il presidente Pacifico di ANIEF e ci occupiamo di mobilità. Un altro tema importante, Presidente, perché sulla mobilità, tra l'altro, appunto, voi già quest'anno, appunto, avete firmato questa ultraattività del contratto, ma ci sono delle novità sulla mobilità. Ecco, può spiegarle ai nostri lettori? Allora, certamente è stata confermata quello che abbiamo fatto proprio con la firma di quell'intesa neanche qualche settimana fa, cioè abbiamo detto che è sempre applicabile in tema di confronto queste deroghe. Quindi è vero che poi la legge, ed è vero anche che c'è scritto comunque nei limiti dei vincoli di legge, quindi è vero sempre che il legislatore comunque ha l'ultima parola sulla mobilità del personale, però anche abbiamo messo nel contratto quello che poi operativamente abbiamo fatto. L'altra volta non abbiamo firmato un vero e proprio contratto integrativo, però questo ci permetterà poi di firmare un contratto integrativo e quindi poi di andare a ratificare quelle deroghe. Però almeno sono stati assunti alcuni principi generali, che sono quelli, io ricordo che già una volta erano stati messi eccezionalmente, mi ricordo nel 2012, il fatto di poter consentire per esempio l'assegnazione provvisoria a chi aveva bambini fino a 12 anni. Ecco, il criterio della genitorialità, il principio della genitorialità è stato assunto come principio cardine anche nelle operazioni di mobilità, e questo ci permetterà di tutelare il diritto alla famiglia, il diritto alla famiglia che noi abbiamo sempre, sempre sostenuto. E poi c'è, non è solo quello, ci sono anche delle precisi temi sulla disabilità, per esempio, anche lì, al di là con la legge 104, ma anche sull'assistenza, quella che viene chiamata caregiver familiari, sono in realtà è un ampio spettro, perché può essere convivente, può non essere convivente, bisogna vedere il tipo anche di assistenza. Quindi andiamo ad estendere a tutta una platea di colleghi anche quei diritti che permettono e cercano di far vivere una vita comunque familiare oltre la vita lavorativa. Ricordo quello che hanno detto poi tra l'altro i colleghi per il DSGA, l'ha detto Elvira, vi voglio rassicurare, quelli che attualmente sono in servizio comunque rientreranno, saranno sempre titolari nella loro sede, ma anche per loro si applicheranno le regole sulla mobilità, e certamente è un tema che ha trovato delle migliorie rispetto alla versione precedente. Sul tema precedente sì, ho sentito dire giustamente, ci sono delle critiche che sono arrivate pure a noi su questo fatto degli spezzoni delle ore. Almeno lì abbiamo cercato di tutelare ampliando da una scuola a più scuole. Non sono tante cose che risolvono i problemi, però è evidente che rispetto ad alcune posizioni anche ferme da una parte dell'ARAN, dall'altra parte anche di come era nell'atto di indirizzo, ma soprattutto rispetto ai vincoli di legge, abbiamo ottenuto un qualcosa che ci permette anche di derogare e continuare a derogare a questi limiti, e quindi di tutelare anche
dalla famiglia. Bene, grazie, abbiamo concluso questo spazio informativo dedicato alla firma dell'ipotesi di contratto venerdì scorso. Io ringrazio Gianna Fracassi della FLC-CGIL, grazie e a presto. Grazie a Ivana Barbacci della CIRScuola, grazie a Elvira Serafini dello SNARS, ad Antonietta Moraldo degli insegnanti e a Marcello Pacifico di ANIEF. Ci rivediamo presto. Arrivederci. Ritorniamo a schermo intero. Abbiamo dunque trasmesso questa puntata di questo spazio informativo dedicato alla firma del contratto. Abbiamo cercato di analizzare per quanto è stato possibile il rinnovo del contratto e quanto è previsto nel rinnovo contrattuale. Abbiamo visto i commenti, ci parlano appunto dell'organico aggiuntivo ATA. Ecco, noi su questa tematica abbiamo trattato nelle scorse settimane. Al momento non è un tema che riguarda il contratto, sarebbe stata una domanda fuori tema. Su questo tema ci stiamo lavorando, ci sono comunque ci potrebbero essere degli aggiornamenti nei prossimi giorni. Vedremo appunto anche l'iter parlamentare di alcuni provvedimenti che sono al vaglio del Parlamento, il decreto PA bis per esempio. Vedremo se sarà possibile fare rientrare questo organico appunto aggiuntivo. Abbiamo fatto appunto abbiamo affrontato alcune tematiche, alcune sono uscite fuori, però purtroppo il format della trasmissione di 45 minuti non può portare comunque a trattare tutti gli argomenti. Capisco la vostra frustrazione, noi non vogliamo assolutamente negare il diritto di tribuna a nessuno, ma faremo sicuramente degli altri focus tematici da qui fino alla fine fino a Ferragosto. Cercheremo di affrontare qualora ci fosse appunto un argomento. La diretta di oggi potete rivederla sugli stessi canali Facebook, YouTube e il nostro sito orizzontescuola.it, ma vi ricordo che oggi pomeriggio alle ore 18 avremo in diretta Chiara Corsetto di ANIEF per fare il punto sulle 150 preferenze, un appuntamento molto atteso, 120 minuti di risposte alle vostre domande, quindi collegatevi alle 18, staremo insieme fino alle 20 e cercheremo di sciogliere molti dubbi sulla domanda per le supplenze da GAE e da GPS, ma Question Time non termina qui, saremo insieme fino al 31 luglio, andremo in onda praticamente ogni giorno fino a venerdì e poi nella settimana successiva andremo in onda lunedì, mercoledì, venerdì e poi andiamo in onda l'ultimo giorno, il 31, per fare anche un consuntivo di quanto è accaduto in queste due settimane, non dimenticando comunque l'attualità. Per il focus sul contratto ricordo anche il nostro sito orizzontescuola.it, potete vedere anche, l'abbiamo postato durante la trasmissione, un articolo sulla nuova figura dell'operatore scolastico, ce l'avete chiesto ma noi l'abbiamo trattato e quindi andatelo a ritrovare e potete leggere e capire già che cosa si prevede, ma abbiamo anche pubblicato il testo firmato. Ovviamente questo è un contratto che può piacere o non piacere, ma è stato firmato e quindi si va poi al prossimo 2022-2024 ed è un'altra storia. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento a oggi pomeriggio alle ore 18 per un Question Time con Chiara Cozzetto. Grazie e a presto.